Ospedale nuovo di Fiorenzuola nel 2016, la fine del cantiere. Oggi in municipio è stato fatto il punto sui lavori. Innanzitutto è stato illustrato l'esito della gara per ricostruire il blocco B. Sono 4 le società che si sono presentate. La commissione ha verificato proprio questa mattina i requisiti formali e le ha giudicate tutte ammesse. Si tratta di una ditta di costruzioni di Milano, di un'impresa costruzioni di Monza, della cordata piacentina Edilstrade, Cogne e Cella e di una cordata di Martinengo. Questa mattina la commissione ha valutato l'esistenza dei requisiti formali per essere ammesse alla gara, si sono presentate 4 ditte e tutte e 4 sono state ammesse. Adesso inizia il lavoro di valutazione delle offerte. Io penso che nel giro di qualche mese si arriverà a individuare la ditta che vince la gara, e questo dovrebbe avvenire contemporaneamente alla demolizione in cui il cantiere è stato affidato il giorno 12. Per quanto riguarda la demolizione, la durata dei lavori è di 4 mesi, l'area è già stata recintata, l'intervento vero e proprio partirà dopo Natale, non appena sarà rimossa una cabina Enel. Nel blocco A intanto, a marzo, sorgerà la nuova radiologia. L'ospedale non è più un miraggio, con la missione alla gara per la costruzione del nuovo padiglione B di queste 4 ditte, diciamo, si prosegue sul programma tracciato. La demolizione, il cantiere è già stato aperto, adesso parallelamente andranno avanti i lavori della commissione che aggiudicherà anche il nuovo padiglione B, e quindi da questo punto di vista, insieme all'inaugurazione in marzo della nuova radiologia, direi proprio che ci apprestiamo ad andare verso l'ospedale più nuovo delle province di Parma, Piacenza e forse anche oltre.